Allora, è sempre abbastanza difficile chiudere una discussione, essere l'ultimo in intervento, però innanzitutto ci tengo a ringraziare tutti e tutte per l'attenzione che comunque avete mantenuto fino ad ora e vorrei unirmi anch'io ai ringraziamenti, insomma, per questa piccola meraviglia che è la foresta di Sherwood, che nonostante un anno di stop è ripartita, è stata resa possibile dal lavoro incredibile di centinaia di compagni e compagne a cui veramente di cuore dico grazie questa sera. Io vorrei iniziare con una banalissima premessa, cioè che io non ne capisco quasi nulla di economia, non ne capisco quasi nulla di finanze, le banche per me sono, come dire, degli edifici abbastanza mitologici, abbastanza, come dire, incomprensibili e impenetrabili. E credo che questa sia una tendenza, una percezione che molte persone in verità hanno, no? Quella di concepire la finanza come un qualcosa per addetti ai lavori. Salvo poi a un certo punto raggiungere una forma di consapevolezza che ci fa dire che forse però quei lavori sono i nostri, che quel lavoro è effettivamente il nostro, e non è soltanto il lavoro, no, produttivo, quello della fabbrica, il lavoro cognitivo, qualunque forma di lavoro che noi abbiamo a riguardare questi meccanismi, ma è, come veniva detto, è la nostra vita in senso lato, è il nostro tempo di vita, sono i nostri bisogni, sono i nostri desideri alle volte, sono veramente il nostro tempo libero, tutto quello che effettivamente ci pertiene. E questa consapevolezza viene effettivamente affiancata a un certo punto dal rendersi conto che la finanza non è, no, un'entità astratta o trascendentale, ma è effettivamente una realtà immanente, una realtà talmente immanente e pervasiva da colpire qualunque aspetto della nostra sfera vitale. È stato detto veramente molto questa sera e sono davvero contenta, proprio per l'ignoranza di base da cui parto, di aver ascoltato, insomma, tutto quello che ci è stato detto finora. E molto, torno a ripetere, è stato detto intorno, no, alla finanziarizzazione di ogni aspetto della nostra esistenza, non solo il lavoro riproduttivo, ma veniva citato giustamente quello riproduttivo, il lavoro di cura, veniva citato, è stato citato il modo in cui viene estratto valore, viene accumulato profitto su quella che noi definiamo la natura buon mercato, no? Non soltanto le risorse naturali, non soltanto l'oro nero, il petrolio, il minerale, ma ormai anche la cultura. No, quando parliamo ad esempio di decolonizzazione, una delle rivendicazioni che viene fatta è proprio legata a questa, al modo in cui alcune culture ritenute esotiche, tropicali, vengono messe anche loro a valore, viene estratto profitto anche da queste forme. Ora, Ruggero prima è stato molto puntuale e preciso anche nel raccontare una serie di esperienze che non soltanto nell'ultimo anno, ma forse anche con maggiore forza nell'ultimo anno, hanno attraversato il nostro paese, ma non solo, in realtà un po' tutto il pianeta mi viene da dire, che sono una serie di esperienze di lotta, di presa di posizione, di battaglie che originano proprio da alcuni meccanismi di accelerazione e poi di precipitazione di questi effetti veramente catastrofici del capitalismo. È stato citato a più riprese, no, come lo smantellamento del welfare, il taglio di una serie di servizi abbia provocato poi a catena una crisi economica i cui effetti probabilmente sono ancora lungi dall'essere totalmente compresi o comprensibili, almeno dalla sottoscritta. È stato giustamente menzionato come un mercato del lavoro drogato. Io non sono veneziana, vivo a Venezia. Venezia è una città che di fatto da decenni si sostiene unicamente grazie all'economia dell'evento, grazie al mercato turistico. Ovviamente esperienze che durante una pandemia vengono completamente meno. Lì sì che viene messa a nudo la fragilità di un'intera città, di un'intera comunità di persone che vivono quel territorio. Penso anche però come giustamente, no, tutta la deregolamentazione del mercato del lavoro, l'esposizione a forme di precariato sempre più fantasiose per certi punti di vista, abbia generato una crisi ancora appunto i cui contorni sono ancora purtroppo sfumati e non totalmente, diciamo, prevedibili, anche se non è la parola che vorrei usare, però ancora a monte mi viene da pensare naturalmente a come tutto ha avuto origine, no? Se noi siamo rimasti chiusi e chiuse nelle nostre case per un anno e mezzo è perché la continua estrazione di profitto dalla natura,
propriamente intesa, ha reso possibile un salto di specie, che appunto in quelle condizioni ambientali era assolutamente prevedibile, che ci ha portato effettivamente a vivere quello che abbiamo vissuto. Ma ancora più a fondo, scusate veramente la carrellata, ma perché gli effetti sono tantissimi, se penso allo smantellamento, al continuo taglio, figlio appunto di decenni di politiche di questo tipo, al finanziamento, alla sanità pubblica, mi viene da pensare appunto che la conseguenza più immediata, più diretta, più tangibile è quel numero immane, immenso di oltre 130.000 persone che solo in Italia sono venute a mancare. Poi per menzionare appunto quella straordinaria capacità che il capitalismo ha di riconfigurarsi e trasformarsi, naturalmente pensare a come è stata gestita tutta la prima parte della pandemia e poi a come è stata gestita la seconda, quella che doveva farci guarire in qualche modo, no? La fuoriuscita dalla pandemia con l'attuazione di una vera e propria necropolitica, ecco, in cui è stato possibile decidere scientificamente chi poteva vivere, chi poteva morire, quali erano le vite degne da salvare e quali no. Ecco, questa è un po' tutto il panorama che nell'ultimo anno abbiamo potuto assaggiare, toccare con mano, ma che appunto non deriva semplicemente da 15 mesi di determinate scelte politiche, economiche o finanziarie, meglio, ma appunto da decenni. Ecco, se pensiamo a tutto quello che abbiamo vissuto, parlo per me, ma credo che sia un sentimento abbastanza condivisibile, l'unica reazione politica possibile, credo che sia una sanissima rabbia. Una rabbia fortissima per chi ha reso effettivamente possibile che tutto questo succedesse. Una rabbia che però non va appunto mitizzata, lasciata lì o lasciata sbollire peggio, ma che deve essere messa a servizio, credo appunto, di una costruzione, di un'immaginazione, di un sistema profondamente diverso, di uno stare insieme profondamente diverso, di un costruire un orizzonte in cui appunto le nostre vite abbiano il giusto valore e le giuste relazioni le une con le altre. Ora, io so che il tempo è breve, quindi cerco di stringere. Ecco, il mio ruolo questa sera naturalmente è anzitutto quello di invitarvi, di offrirvi un invito a partecipare alle mobilitazioni del 9 e del 10 luglio a Venezia. Due giornate in cui appunto la città lagunare verrà attraversata da questo summit, dal G20 su finanza e banche, un'occasione per cui la città è stata completamente militarizzata, perché appunto la libertà dei residenti e delle residenti di spostamento o appunto di chi vuole visitare la città verrà compromessa, in cui ogni movimento di fatto viene limitato per permettere il naturale svolgimento di un'iniziativa di questo tipo. Ecco, in occasione di un appuntamento del genere, che noi vediamo effettivamente un po' come una rappresentazione plastica, come una manifestazione di un luogo che, per quanto fittizio, per quanto non reale, di fatto rappresenta un luogo in cui alcune politiche vengono discusse, in cui alcune decisioni vengono prese, ecco, l'idea di vedere in quell'appuntamento un oggetto da contestare, un momento appunto contro cui prendere parola, non solo per essere contro, non solo per indicare chiaramente, con forza, con rabbia, torno a ripetere, i suoi limiti, ma proprio per proporre un qualcosa di diverso, per chiedere un'altra, un'alternativa, per costituire un'alternativa. Ecco, in quelle giornate il percorso che stiamo andando a costruire è un percorso che si è dato molto spontaneamente e che molto spontaneamente è stato intersezionale. Questo credo che sia uno dei valori aggiunti che le lotte degli ultimi anni ci hanno dato. Si tratta appunto di una mobilitazione che non ha come unico tema, no, lo smantellamento o l'analisi di determinati meccanismi finanziari. È una mobilitazione che ha fin da subito avuto nelle proprie corde un discorso profondamente ecologista, ad esempio. È una mobilitazione che ha accolto e fatto proprie immediatamente pratiche istanze transfemministe, che ha messo al centro della riflessione le logiche neocoloniali che hanno reso possibile, ad esempio, una distribuzione differenziale dei vaccini basata unicamente sulla razzializzazione delle popolazioni. Ecco, la risposta ad un summit di questo tipo, appunto le cui conseguenze sono così profonde, incisive, pervasive, non può essere una risposta settoriale. Questa è la conclusione a cui si giunge naturalmente. Deve essere una risposta collettiva, coesa, forte, quello che ci aspettiamo da quelle giornate. Per cui ecco, il mio invito in questa sede davvero è a venire a riempire la riva delle Zattere, un luogo che a Venezia ormai
tutto il mondo ha imparato a riconoscere come patrimonio della città che resiste, a invadere quella riva, a farlo con forza, a farlo portando le proprie pratiche, il proprio discorso e appunto a stabilire una volta per tutti quali sono le parole che hanno veramente ragione di esistere in quella sede. Ora è un appuntamento, ripeto, non veneziano, perché quello che verrà discusso in quella sede non riguarda assolutamente solamente il centro storico di Venezia. Per questo motivo, ad esempio, da tutto il Veneto verranno lanciati degli appuntamenti pubblici per raggiungere l'isola. Ci saranno treni da Verona, da Vicenza, da Trento, da Padova, insomma da tutto il Veneto sarà possibile raggiungere collettivamente insieme quell'appuntamento e rinnovo il mio invito a farlo. Voglio solamente concludere aggiungendo un'ultimissima cosa. Il dibattito di oggi è stato possibile e si è svolto in questa misura, con questi contenuti, all'interno di un festival che rappresenta, come provavo a dire, ad accennare in apertura, effettivamente un esperimento, una possibilità alternativa di offrire un qualcosa che non stia dentro delle logiche maggioritarie, che non stia dentro quelle logiche di mercato che siamo abituate e abituati a percepire nei grandi eventi. Questo festival è effettivamente, come dire, l'esemplificazione del fatto che un'alternativa è possibile, e spero appunto che riesca ad essere possibile sempre più a lungo. Grazie.